In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici per fare bella figura. Seba decide di sfatare alcuni miti sul Giappone e aggiornarvi con alcune curiosità, partendo da un articolo del Giappone 360 gradi. Perché chi meglio di colui che in terra nipponica vi dimora può svelarvi tutte le curiosità di questo paese? C'è un poliziotto che mi sta guardando con occhi strani. Io faccio il video lo stesso. Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini dal Giappone. Anche oggi si fa un video, location nuovo, oggi siamo a Shinjuku davanti al Palazzo del Governo e stiamo facendo questo video oggi dove parleremo di un articolo che ho trovato su Facebook sulle stranezze del Giappone. L'articolo è Giappone a 360 gradi, che è un sito, non so se hanno solo la pagina Facebook anche il sito, comunque vabbè, trovate due articoli molto interessanti. Ho trovato però questo articolo nel 2011 che ho detto facciamo un update perché alcune cose non sono esattamente corrette, quindi ho preso delle piccole parti di questo articolo senza volerne parlare male perché comunque fanno un lavoro molto buono e alcune notizie devo dire che non lo sapevo neanch'io, però c'erano delle cose che diciamocelo erano un po' delle cazzate, quindi ve le voglio dire. La prima di queste è che dicevano che praticamente in Giappone non si può comprare l'acqua gasata nei supermercati. Non so se nel 2011 non c'era, ma sinceramente non ci ho fatto caso. Comunque anch'io vivevo in Giappone nel 2011 e sinceramente si poteva comprare l'acqua anche nei supermercati, la trovate in tutti i comuni. Però devo dire che l'acqua gasata non è una cosa così presente come in Italia, come noi che ci abbiamo presente la San Pellegrino. E qua c'è scritto che viene usata sostanzialmente per la preparazione del cocktail. No, adesso si trova comunque in tutti i comuni, in tutti i supermercati. Tuttavia è raro trovarla nelle vending machine, quindi nei distributori. È una cosa che i giapponesi forse piace meno, bevono meno e quindi non si trova. La seconda però ancora più interessanti delle stranezze del Giappone, che se questa non l'ho mai sentita però è bellissima, sentitela. Vomitare dopo aver trascorso una serata con gli amici e quindi dopo aver bevuto molto non è così irresponsabile come per gli occidentali, anzi il fatto di vomitare è ben gradito perché significa essersi sacrificati per la felicità degli amici e la gioia di stare insieme. No, non è così. Uno vomita e gli fa oh bravo sei un vomitone. No, tra l'altro io ho un'amica che ha vomitato su una giacca di un mio amico e da lì l'hanno chiamata sempre Gerochan, ossia vomitina, quindi diciamo che non è una cosa bella. In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici per fare bella figura. Potete benissimo bere e non vomitare. Io non ho mai vomitato in Giappone. Consiglio da amico, non vomitate mai nei taxi in Giappone perché può costarvi anche 30.000 euro. Quindi se proprio viene da vomitare, piuttosto lanciatevi, ma non vomitate lì. Terza cosa, terza notizia stranezza dal Giappone, che hanno trovato solo questi di stranezze del Giappone 360 gradi, è in Giappone non bisogna mai regalare un fiore unico. Qua c'è scritto è tradizione donare ai defunti un solo fiore, quindi se decidete di regalare dei fiori regalatene sempre più di uno. Non è così, proprio veramente ho chiesto a un sacco di persone di cui mi fido, tra cui Yuka-san, poi che è quella che mi sta facendo il video, arigato. Poi ho chiesto a quello che mi fa i gelati di Coffee Cone, ho chiesto alla mia parrucchiera, ho chiesto persino al mio postino, più c'è la mia esperienza personale, non è una cosa brutta regalare un fiore. Se regalate un fiore a una tipa, come ho fatto io nel mio video di Fire, guardatevi il mio video, un video musicale di Fire perché è bellissimo, beh oddio dai esageriamo, carino, gli regalo una rosa, me la metto tra i denti in modo sensuale e devo dire che non si è mai lamentata nessuna tipa. Però non regalate mai il fiore di Kiku, perché il fiore di Kiku è quello dei morti, però a prescindere non è che, cioè non è una questione di numero, è una questione di tipo di fiori. Questa è la quarta di queste cose che mi ha interessato molto, è le biciclette viaggiano sul marciapiede non per la strada come tutti noi. Allora questa è una cosa che è vero, sono tante biciclette che viaggiano sui marciapiedi, ma è anche una cosa illegale, non si dovrebbe fare e mi dà un sacco di fastidio e non so perché è l'unica regola che i giapponesi fanno, cioè non rispettano, non lo so, però non è un grande problema. Ma si vedono spesso biciclette anche qua nel continuano a passare che viaggiano su marciapiede, ma da un po' di tempo a questa parte non si dovrebbe fare. Vedete qua una bicicletta, sta passando una bicicletta proprio adesso, non so se quando è stato scritto questo articolo era legale, quindi c'era, si vedeva più spesso, adesso è un po' diminuendo e sono contento. La quinta cosa, dico quinta e ultima cosa, ce ne sono sei in realtà. La quinta cosa sono gli specchi in metropolitana. Sapete che sui binari non è strano in Giappone vedere una marea di specchi. E qua c'è scritto, secondo Giappone a 360 gradi, che si pensa che la gente che si vuole suicidare, vedendosi allo specchio lì nel momento del suicidio, ci ripensa e si suicida. Anche qua ho chiesto alle mie quattro persone fidate, parrucchiera, e gelataio, postino e cameraman Yuka, e tutte mi hanno detto è una cazzata, nel senso che almeno magari non l'ho mai letta e non l'ho mai sentita, quindi carissimi redattori, vi hanno detto sta cosa o vi hanno detto una cazzata o tutti i miei amici stanno dicendo cazzate o magari nel 2011 la questione era diversa, non lo so, comunque io non l'ho mai sentita, devo dire. Se è una cosa vera, interessante, non la sapevo, grazie. L'ultima sono gli italiani, dopo la doccia usano degli asciugamani grandi come l'Africa, mentre in Giappone usano degli asciugamani piccolissimi che hanno la grandezza di un fazzoletto. Allora carissimo Giappone a 360 gradi, se tu per asciugarti il corpo
usi un asciugamano grande come un fazzoletto, hai comprato un asciugamano per la faccia, che i giapponesi usano quegli asciugamani per la faccia, poi per il corpo hanno degli asciugamani a dimensione normale. Anche qua non so se è una tecnologia che è arrivata in questi ultimi 6 anni in Giappone, comunque chiedendo mi hanno detto tutti che no, ci sono gli asciugamani normali, gli accappatoi però li usano meno. Quindi queste erano le mie 6 cose che avevo da ridire su questo articolo. In ogni caso io non ho niente contro questo sito, anzi li ho trovati molto divertenti e mi hanno insegnato un sacco di cose che non sapevo sulla macchina. Spero che questo video vi sia stato utile e andatevi a vedere il sito se vi può interessare. E non mi hanno sponsorizzato per fare questo video, anzi probabilmente mi avranno odiato, no scherzo. Comunque vabbè, io carico sempre alle 2, ci vediamo domani con un altro meraviglioso video e grazie sempre per essere con me e stiamo aumentando tantissimo, sono contentissimo. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, un commento, un mi piace, vi lascio con delle immagini del Tocho e io che ballo in modo divertente. Ciao, ciao, a domani, ciao. Ha ha ha!